Bonus imprese 2024. Il governo attuale ha previsto tutta una serie di agevolazioni di bonus calate nella realtà imprenditoriale, molto molto interessante. Le vediamo brevemente in questo nostro video. E partiamo dal bonus assunzioni. Naturalmente l'incentivo all'assunzione è una delle priorità per l'obiettivo occupazione dell'anno 2024. In questo ambito abbiamo numerose interessanti proposte da parte del governo per tutti coloro che intendono assumere. Ma assumere chi e quali sono queste agevolazioni? Diamone una. Allora, innanzitutto i bonus assunzioni e meno paghi, così via, appunto definiti, uno sconto di contributi addirittura uguale al 120% per le nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato. Ci sono anche delle particolarità perché sempre nell'ambito delle assunzioni l'esonero contributivo, quindi nel settore più privato, è facoltà per coloro che, quindi è accessibile per coloro che hanno possibilità di assumere i beneficiari dell'ASFL, cioè quindi assunzioni a tempo indeterminato e per le assunzioni a tempo determinato e stagionale, quindi anche questo è un ottimo incentivo, non solo per lo sgravio contributivo per le donne vittime di violenza, quindi c'è un esonero dei contributi previdenziali nella misura del 100% nel limite di 8.000 euro annui, bonus contributivo parità di genere, che è un ulteriore sgravio dell'1% sul versamento dei contributi complessivi per le aziende che hanno promosso la parità tra uomini e donne nel lavoro e ottenuto la certificazione 2023, quindi solo per questi ambiti. In più ci sono tutta una serie di incentivi per il mezzogiorno, quindi per le attività economiche e imprenditoriali appunto nel mezzogiorno, con l'identificazione della ZES, ovvero sia una zona economica speciale che appunto riguarda determinate regioni. Anche qui ci sono dei contributi e delle agevolazioni molto interessanti. Non è finita, ci sono anche le agevolazioni del Green New Deal Italia per le imprese che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigianali, con servizi anche di centri di ricerca e prevede delle agevolazioni finanziarie fino a 40 milioni di euro a sostegno di queste imprese che operano nell'ambito della transizione ecologica e circolare, quindi molto molto interessante anche questo aspetto. In più, naturalmente, esiste il bonus energia per tutto il 2024 per le imprese, e anche il bonus rientro Italia, così come vale anche il discorso per il bonus imprese femminili, che opera e prevede finanziamenti agevolati per una copertura fino al 90%. Naturalmente bisognerebbe andare nel dettaglio di ciascuno di questi, ma se avete degli interessi mettetelo qui nei commenti e possiamo sviluppare anche un ulteriore video e altri argomenti interessanti.